Buonasera a tutti, siamo giunti al settimo appuntamento con le conferenze di storia postale e di posta militare organizzate dall'ACPM, l'Associazione Italiana dei Collezionisti di Posta Militare. Questa sera il relatore è Marco Occhipinti, che tutti noi conosciamo. Marco Occhipinti ci intratterrà sul tema la corrispondenza dei confinati politici durante il regime fascista. Il Regio Decreto numero 1848 del 6 novembre del 1926 ha previsto la possibilità tra il 1926 e il 1943, e questo anche sulla base di una semplice delazione e senza processo, di inviare i dissidenti, i sovversivi, gli anarchici, i comunisti, gli antifascisti in genere al confino politico. E si stima che circa 15.000 persone hanno subito questa forma di confinamento. E nella conferenza di questa sera, attraverso documenti inediti, Marco Occhipinti ripercorrerà queste vicende, soffermandosi sulla censura postale della corrispondenza delle diverse colonie e di alcune più piccole sedi confinarie. Marco è filatelista da 40 anni, è socio della nostra associazione, giurato nazionale in filateria tematica aperta e giovanile. È commissario federale in svariate manifestazioni a concorso, delegato nazionale e internazionale di filateria aperta presso la FIP, la Federazione Internazionale di Filateria, e vicepresidente del CIFT e socio di altre associazioni filateliche. Scrittore, collabora o ha collaborato con un po' tutte le riviste del settore, è divulgatore, come ad esempio su Ageo su Rai 3. Ideatore e curatore del blog Sfizi di Posta, che sta avendo un grosso successo e che oggi vanta circa 12.500 follower su Facebook, ed è responsabile per l'Italia del noto marketplace, del Camp. Do quindi la parola a Marco Occhipinti per questa conferenza, che sarà sicuramente particolarmente interessante. Attivo la condivisione, quindi puoi proiettare le slide, Marco. Ok, si vede? Benissimo, sono tutto schermo, si vedono benissimo. Perfetto. Anzitutto grazie della presentazione, grazie a tutti grazie all'ICPM dell'invito, grazie a tutti di essere qui. Io mi scuso per il mese scorso, purtroppo un problema molto serio alla vista mi ha obbligato a non presenziare alla conferenza prevista appunto per il mese scorso e l'abbiamo dovuta spostare ad oggi. E non sto ancora in formissima, però dai, ce la posso fare. Quindi direi che possiamo benissimo procedere. Grazie della tua presenza, No, grazie. grazie a voi, grazie a voi. Hai citato Sfizi di Posta, giusto ieri ho superato i 13.000 follower, quindi sta ancora ulteriormente crescendo a dismisura questo blog. E in realtà il mio interesse per questo argomento e quindi di conseguenza la conferenza di stasera nasce da lì, perché mi sono capitati un paio di pezzi con dei bolli di censura particolari, strani, che non conoscevo, e quindi da lì ho cominciato ad approfondire l'argomento. E quindi effettivamente grazie a quegli sfizi che siamo qui stasera e che parliamo appunto di confino politico. L'immagine di copertina è una foto d'agenzia che credo sia stata utilizzata per qualche libro o qualcosa del genere. È fatta a Ventotene, scattata a Ventotene, si vede al centro il Barbone, Filippo Turati, altri Grazia Deli, dovrebbe essere quello a sinistra con la bombettina. E in realtà il confine politico durante il regime fascista non si è inventato nulla, in realtà il confine esiste da tantissimo tempo. E addirittura ai tempi del Sacro Romano Impero, quando appunto esisteva l'exilium. E quindi un confinamento a tempo indeterminato. Scusate, io devo un attimo, ecco qua, se no non vedo nulla. O la relegatio in insulam a tempo determinato, la deportatio in insulam a tempo determinato, col perdita pure dello status di cittadino romano. Quindi è un qualcosa che esiste un po' da sempre. Quando si cercava di allontanare una persona,
da un luogo ben preciso, perché aveva commesso qualcosa, perché aveva commesso un reato, eccetera. Più avanti nel tempo lo troviamo nel Medioevo con il Bannum in Germania, il confino in Dazufinum, Galileo Galilei che fu confinato nella sua dimora per anni. E andiamo avanti, lo troviamo nel Settecento, questo è un documento spedito per posta del Granducato di Toscana, da Firenze a Modigliana, e la risoluzione di un processo contro tale Giuseppe Campri. E al quale vengono sentenziati 3 anni di confino. Quindi già queste parole, questo modus, diciamo, di allontanare le persone lo troviamo nell'arco del tempo. Andiamo ancora avanti, sempre il Granducato di Toscana, 1796, questo è un documento molto proprio di Ferdinando III, dove chiarisce come i condannati al confino hanno soltanto 3 giorni di tempo per allontanarsi dalla loro dimora attuale e quindi andare appunto in esilio. E finché appunto Regno d'Italia, Unità d'Italia, 1863, il brigantaggio comincia a essere sempre più per i Savoia una piaga da debellare, e quindi la legge Pica del 15 agosto 1863, la numero 1409, introduce la nuova misura del domicilio coatto. Era un modo per allontanare una persona massimo per un anno, e quindi gli oziosi, i vagabondi, le persone sospette, e venne applicato appunto nella lotta al brigantaggio, che legge che venne, diciamo, confermata, misura del domicilio coatto che venne confermata con la legge Lanza del 1865 e successivamente con il testo unico di pubblica sicurezza del 1889. Qui gli anni del domicilio coatto aumentano da 1 a 5 anni, 5 anni saranno anche il tempo massimo del confino politico che vedremo più avanti, e si accorgono che è una misura che funziona. Nel 1871 i coatti erano 474, 13 anni dopo erano 6.884. I luoghi prediletti sono sicuramente le isole, per loro conformazione geografica si prestano a piazzare lì le persone, lasciarle lì dove devono andare, quindi le isole sono sicuramente il luogo prediletto, ma anche i luoghi sulla terraferma, e lo vedremo anche nel confino politico. Quindi, ad esempio, questo documento della direzione della colonia dei domiciliati coatti a Lipari del 1879 è un documento in cui una persona termina, viene prosciolto dal domicilio coatto e quindi deve lasciare l'isola. E questa cartolina, sempre di Lampedusa, invece, mostra, che fa vedere questi cameroni che vennero già utilizzati all'epoca per confinare le persone e che vennero riutilizzati successivamente durante il confino politico. Arriviamo quindi al famoso decreto 1848 del 1996. Viene introdotta la misura del confino di polizia. Lo stesso domicilio coatto converge nel confino di polizia grazie all'articolo 227 che ho qui segnato. E cos'era questo confine di polizia? Possa essere assegnato al confine di polizia con l'obbligo del lavoro gli ammoniti e coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere. Quindi non necessariamente il reato doveva essere commesso, si poteva anche manifestare la possibilità di commettere il reato, e già bastava solo quello per entrare all'interno di questo del confine di polizia. Il confino di polizia dura infatti da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato. I luoghi di confino adesso li vedremo uno per uno, cioè non tutti, ovviamente la maggior parte sono tantissimi, vedremo i più importanti, e ovviamente era messo in corso, però non lo so quante volte questo articolo 188 sia stato mai applicato. E poi la cosa importante è anche che a ogni confinato veniva data una carta di permanenza, all'interno della quale vi erano svariati articoli, svariati obblighi soprattutto,
Tra i quali il più importante è quello di darsi a stabile occupazione, perché gli veniva data una paghetta, però era troppo poco per campare, quindi i confinati dovevano in qualche modo trovarsi un'occupazione e per arrotondare quella paghetta. Quindi, ad esempio, il confinato non si può allontanare dall'abitazione scelta, non si può ritirare alla sera più tardi di una certa ora e al mattino deve uscire più presto di una certa ora. Non può portare armi proprie, ovviamente, non può frequentare postriboli, osterie, esercizi pubblici, non può frequentare pubbliche riunioni, eccetera, eccetera. Una sequela di restrizioni e di limitazioni che si aggiungevano alla limitazione più grossa, che era quella di stare in un'isola. Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro per l'interno può liberarlo condizionalmente. Questo articolo 191 è stato applicato pochissime volte, però a volte è successo. E lo vedremo in un documento più avanti. Quindi, ad esempio, nel 1936, questo documento della legge Questura di Roma, che attesta appunto il proscioglimento di un confinato, che condannato nel 1935 per buona condotta venne li liberato, tra virgolette, nel 1936. È un raro caso appunto di proscioglimento anticipato. Inizialmente il confino fu uno strumento di controllo sociale, dove spedire principalmente gli omosessuali. Durante il regime fascista l'essere omosessuale ovviamente era qualcosa da tenere lontano, cioè l'uomo fascista era un uomo e non un omosessuale, no? Però nello stesso momento non si doveva dare troppa enfasi al fatto che sul territorio italico esistessero gli omosessuali, quindi il confino divenne uno strumento perfetto per allontanare queste persone senza darne troppa enfasi. Però se inizialmente venne utilizzato per questo motivo, successivamente ci si accorse che antifascisti, dissidenti, comunisti, socialisti, anarchici potevano fare tutti la stessa fine, perché, come dicevo prima, potevano rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. Quindi, anche senza aver commesso alcun reato, soltanto perché magari dicevano abbassa il duce, allora si veniva spedito al confino. Il confino di polizia, quindi stabilito con il decreto che abbiamo visto il 26, si trasformò in confino politico, vero e proprio politico. Venne istituito appunto un ufficio confino politico all'interno del Ministero dell'Interno e oggi tutto questo materiale lo troviamo all'Archivio Centrale dello Stato. C'è un fondo, si chiama Fondo Confinati Politici, ovviamente consultabile, costituito da 16.000 e passa fascicoli. Io qua ho fatto un poco di conti con i numeri perché bisogna detrarre le persone giudicate per andare al confino ma poi non assegnate, bisogna detrarre anche i funzionari fascisti che vennero inviati al confino, perché anche lì c'è da dire che sì, fascista ma non fascistissimo, perché a volte diciamo, l'esagitazione, cioè l'esasperazione dell'essere diciamo, fascista poteva nuocere al contrario, poteva essere controproducente. E quindi troviamo casi più di una volta di persone fascisti allontanati e mandati al confino. Lo vedremo più avanti in un documento. Quindi, secondo, insomma, vari numeri, varie ricostruzioni, togli questo, togli quello, dovrebbero essere in totale circa 15.000 le persone inviate al confino politico. Come ho già detto, le principali colonie confinarie furono le isole, Ponza, Ventotene, Liperi, Ustica, Tremiti, in minor misura Favignana, Lampedusa e Pantelleria, e un'altra colonia venne istituita sulla terraferma a Pisticci. Poi ce ne sono altre infinità, diciamo, all'incirca è stato stimato, dovrebbero essere circa 250 località, principalmente nell'entroterra meridionale, luoghi che diciamo erano abbastanza isolati, magari sulle montagne, sulle colline, in mezzo ai calanchi, dove comunque se anche si tentava la fuga si veniva acchiappati in breve tempo, no? Quindi non erano isole, ma quasi alla fine, quindi zone della Calabria, zone della Sardegna vengono, soprattutto in queste due regioni, troviamo tantissime località confinarie, magari anche con 5, 6, 10, 20 confinati, non più di quello.
Ovviamente con la caduta del regime fascista cade anche il confino politico e confino che chiaramente non viene più riproposto in quanto considerato lesivo per la libertà personale, così come era stato indicato dal decreto 1848. Successivamente viene istituito l'obbligo di dimora, il soggiorno obbligato, ma questa è un'altra storia. Ovviamente i confinati sono, i fascisti dissidenti che abbiamo detto, sono persone spesso con elevata istruzione, quindi inviavano e ricevevano molta corrispondenza. Nelle colonie più popolose, quindi, vennero istituiti veri e propri uffici di censura postale. Di solito se ne occupava il direttore stesso della colonia, ma vedremo, ci sono casi in cui se ne occupava chiunque, basta che censurano, o il prete, ad esempio. Ma l'ufficio confino politico del ministero diramò precise istruzioni su come censurare la corrispondenza dei confinati politici, e questo lo troviamo nella busta 14 del fondo di cui sopra. Alcune regolette: i destinatari, si poteva corrispondere solo con i genitori, col coniuge, coi figli e i fratelli, eventuali altri corrispondenti bisognava richiedere l'autorizzazione al ministero dell'interno. La corrispondenza era sempre aperta, e sempre aperta veniva consegnata. Non si poteva scrivere più di una cartolina, una lettera a settimana, e non si doveva superare le 24 righe. Quest'ultimo, tuttavia, lo vedremo spesso, è una regoletta che spesso hanno largheggiato un po', insomma, non sono stati proprio a contare le 24 righe. L'ufficio di censura controllava il testo delle missive, eventualmente evidenziava, anneriva o raschiava addirittura le righe scomode. Quello che era ritenuto contenuto inopportuno, lo vedremo in alcuni esempi. Veniva anche rimosso il francobollo per vedere se sotto ci fossero dei messaggi nascosti. Tutto veniva timbrato e censurato, e a Ponza e Ventotene, colonie molto numerose, veniva addirittura sottoposta al ferro da stiro, alla lampada al quarzo per vedere eventuali messaggi segreti scritti con l'inchiostro simpatico. Veniamo quindi alle isole. Ponza. Ponza venne utilizzato già in epoca borbonica come carcere. Nel 1911 venne utilizzato per imprigionare i 450 prigionieri libici, ma nel 28, appunto, i primi confinati arrivarono a Ponza. Vennero alloggiati nei cameroni dell'ex carcere penale borbonico, e tra i nomi di spicco troviamo Giorgio Amendola, Bonfantini, Nenni, Pertini, Camilla Ravera, Cesare Rossi, Spinelli, Terracini. Tra quanti, quelli sottolineati, Amendola, Bonfantini e Traguandi, sono personaggi di cui ho un documento, lo vediamo tra poco. E con un ordine del 15 luglio del 39, tutti i confinati vennero quindi trasferiti a Ventotene e San Nicola di Tremiti. Mentre dal 42, fino alla caduta del regime, Ponza divenne campo di internamento per prigionieri greci, albanesi e montenegrini. Vediamo questi bolli di censura che ci stanno nella corrispondenza. Anzitutto, come vi dicevo, la carta di permanenza. Questa è presente alle dimensioni di un passaporto, tanto per capirci. Quindi si apre proprio come un passaporto. C'è questa fettuccia che vedete nell'immagine in basso, di raso, che girando su se stessa si faceva chiudere questa carta. Questa è un po' particolare rispetto a... Sono sempre molto rare le carte di permanenza da trovare. Questa, diciamo, è ulteriormente rara perché in realtà era stata predisposta per i coatti. Se vedete, carta di permanenza per coatti è cancellato coatti e c'è scritto confinati. Diciamo, mostra il primo bollo di censura, che in questo caso non è censura, è un bollo amministrativo, che però molto spesso veniva utilizzato anche sulla corrispondenza. Lo troviamo come se fosse un bollo di censura. Come dire, è passato di qua. Un bollo molto simile, come vedete, questo è verificato per censura, bollo Sabau, Stemma Sabaudo e Ponza. La troviamo in questa lettera del 29. Il confinato tale Giuseppe Berti, io qua ho riportato per ciascuno la busta del fondo confinati politici per eventualmente diciamo, ritrovare l'anagrafica del confinato, eccetera. Era un comunista pubblicista, e questo è appunto il bollo utilizzato. In particolare il fatto che è una raccomandata. Una prima busta molto interessante è questa qui, la spedisce Giorgio Amendola, la spedisce al fratello Mario. Come vedete, abbiamo un altro bollo di censura verificato per censura Ponza, direzione colonia confinati politici.
come e all'interno, cosa molto interessante, contiene la lettera che, come vedete, ha dei tratti anneriti. Ho cercato di vedere, ma è praticamente impossibile. Sono andati prima con un tratto trasverso a destra, poi trasverso a sinistra, e poi hanno passato il pennarello nero. È davvero impossibile leggere cosa c'è scritto dietro. Un altro, diciamo, confinato importante, Corrado Bonfantini, che poi fece parte del CLN dell'Ossola e così via. Qua scrive alla famiglia. Vediamo quest'altro bollo di censura, una corona con uno stemma sabaudo e due fasci littori al lato, direzione Colonia, confine politico Ponza, verificato per censura. Questo è uno dei bolli che si ritrova più frequentemente sulla corrispondenza. Un altro confinato importante nello Traguandi, anche qui stesso bollo di prima, di Bonfantini. Ancora Umberto Greatti, questo di Trieste, confinato di Trieste, repubblicano di Trieste. Questo è il bollo di censura più comune che si ritrova sulla corrispondenza di Ponza. Come vedete, bollo e firma del censore. Ancora, anche qui verificato per censura, Ponza, direzione Colonia, confinario politico. Questo è particolare perché non la spedì questa cartolina postale un confinato, bensì una rivendita di giornali di Ponza, e che chiedeva evidentemente all'amministrazione della rivista Novale qualcosa, ma anche se non si tratta di un confinato, lì volevano controllare tutto perché tramite le riviste i confinati si istruivano. Vediamo quest'ultima, una cartolina postale stampata montenegrina, e qui abbiamo dalla Dalmazia a Ponza Littoria nel 43, quando già la colonia era chiusa nel 39, eppure ben 4 anni dopo si continuava a utilizzare i bolli di censura della direzione Colonia Confino Ponza, come vedete. Lì vicino Ventotene. Ventotene, l'isola ospitò confinati politici a partire dal 30, quando, a seguito della fuga di Rosselli, Lusso e Litti, una fuga famosissima nel confino di Lipari del 29, il regime fascista decise di chiudere la colonia di Lipari e di trasferire tutti i più pericolosi sovversivi in un luogo più piccolo e controllabile, Ventotene appunto. E nel 39 vi giunsero anche gli irriducibili di Ponza, tra cui Pertini, Amendola, Terracini, Spinelli, e fu proprio con questo passaggio di persone che diciamo, Terracini insieme a Spinelli, scusate, no, Terracini, Spinelli insieme ad Ernesto Rossi stilò nel 41 il manifesto di Ventotene, che tutti ben conosciamo. E la colonia utilizzò due bolli di censura, per quanto mi è noto, questo lineare Colonia Confino Ventotene verificato per censura, è un confinato palermitano, e questo bollo stranissimo di cui adesso vi riparlo, e questo bollo tondo con direzione Colonia Confinati su uno stemma sabaudo e Ventotene. Ritorno al precedente, qui non c'è un bollo di censura vero e proprio, c'è questo verificato generico e comunque la firma del censore. È una cartolina molto strana ma molto interessante, perché è spedita da Ventotene in direzione San Demetrio nei Vestini L'Aquila, la spedisce tale Mario Brandani figlio, che in realtà Brandani è un nome di battaglia, lui antifascista fino al midollo, in realtà il suo cognome era Mammucari. E scrive alla signora Fiori Cesira Mammucari, che altro non è che Cesira Fiori, sua moglie, che in quel momento si trovava presso Umberto Kumar, a sua volta confinato politico a San Demetrio nei Vestini. Quindi abbiamo tre personaggi in una cartolina sola. Questa l'abbiamo già vista. E il bollo precedente la ritroviamo anche in quest'altra lettera molto bella, molto particolare, perché
In questo caso abbiamo una raccomandata per cui il confinato consegnò la busta alla direzione della colonia. La direzione della colonia andò a spedire quindi la busta per far mettere il talloncino della raccomandata e difatti vedete una pecetta presentata allo sportello a cura della direzione colonia confino. Va in Belgio, quindi riceve la censura tedesca, è una busta molto, molto interessante. Piccola parentesi sull'isola su Ventotene, perché nell'ambito di Ventotene fa parte anche l'isola di Santo Stefano, sulla quale insiste l'omonimo carcere, creato da Ferdinando I sotto i criteri del Panopticum, cioè prendendo una struttura circolare con una torretta di controllo al centro. Non ospitò confinati, solo detenuti, però a volte confinati politici di passaggio, quali Terracini e lo stesso Pertini, passarono proprio dall'isola di Santo Stefano, quindi ne volevo approfittare di menzionarla, e soprattutto perché oggi è oggetto di recupero grazie all'azione del commissario straordinario Silvia Costi e di tutti i suoi collaboratori. Questa è l'isola, come vedete, il Panopticum è proprio una struttura circolare con questa torretta al centro. Passiamo all'Ipari. Lipari è stata colonia penale borbonica, è stata sede di domicilio coatto e nel 26 divenne sede di confino politico. La notte, come accennavo, del 27-28 luglio del 29, Rosselli, Lussi e Nitti fuggirono dall'isola e quindi tutti i confinati vennero trasferiti a Ventotene, Ponza e Tremiti, tranne alcuni che rimasero fino al 33. Ben 10 bolliti diversi di censura postale troviamo a Lipari, questo è il primo, Regio Ufficio Pubblica Sicurezza di Lipari. Poi abbiamo ancora questo ufficio sprovvisto di bollo, ma il controllo venne effettuato. Questo nuovo Regio Ufficio Pubblica Sicurezza di Lipari con lo stemma sabaudo del fascio littorio. Ancora nelle colonie confinari vi era la milizia, no? La milizia volontaria di sicurezza nazionale, per cui anche i bolli della milizia vennero utilizzati per effettuare il controllo censorio. Ancora, comando 166esima legione peloro della milizia. Questo è particolare perché questo confinato Ugo Muratori a Lipari. In realtà questa busta venne prima spe Ugo, venne spedita a Ugo Muratori, ma al carcere di San Giovanni a Monte, che sta a Bologna. Nel frattempo il Muratori era stato evidentemente trasferito al confino, aveva ricevuto la sentenza di trasferimento al confino e quindi la lettera segue il Muratori al confino politico a Lipari. Ancora sempre lo stesso Ugo, guardate questa per esempio, no? Ugo Muratori è un antifascista commerciante di Modena. Però lui scrive fascista Ugo Muratori perché cercavano in questo modo di riabilitarsi agli occhi del censore per evitare soprattutto la censura, ma veniva censurato lo stesso. Ancora, Regio Ufficio Pubblica Sicurezza di Lipari con lo stemma sabaudo, sempre Ugo Muratori, c'è un carteggio molto intenso di questo confinato. E ancora questo bollo a ferro di cavallo, regia direzione colonia confinati politici, verificato per censura di Lipari. Vi dicevo che sono stati inviati al confino anche fascisti, diciamo, molto esaltati ed esagitati. Questo è uno, Luigi De Prospero, podestà a Prato La Peligna, L'Aquila. Ex squadrista, console della milizia, venne spedito al confino a Lipari. Anche di lui c'è un ampio carteggio che circola. Passiamo a Ustica. Ustica in epoca borbonica fu luogo di domicilio coatto, vennero deportati anche dei libici dal 1911 e nel 26 divenne colonia per confinati politici. Ci passarono Romita, Rosselli, soprattutto Antonio Gramsci. Poi venne utilizzata anche come luogo di internamento. Poco prima del 43, internati e confinati vennero trasferiti in campi di internamento sulla terraferma, tra cui Fenice Anghiare, Fraschette di Alatri e Solfora, credo che si dica. Di questa colonia confinaria, in realtà, ho riscontrato soltanto un bollo di censura. Questo non ha per niente nessun bollo, per esempio.
il mittente dice: siamo stati tutti trasferiti a Ustica, sole 3 ore a mezzo del vapore da Palermo, no? E c'è questa firma, l'avis blu, che è sicuramente del censore. E questo è il bollo che si rinviene comunemente sulla corrispondenza di Ustica. Direzione Colonia Confinati, Ustica verificato per censura. Anche questa particolare, qua il confinato chiede se è possibile spedire giornali e riviste Sapere, il nome della rivista, o altre, da voi già lette, sottolineato. Che cosa significa? Probabilmente le sottolineature potevano essere un codice per ricostruire messaggi segreti. Si usavano anche questi sistemi. E poi, come dicevo, a volte il confino venne, la parola confino venne utilizzata anche quando il confino non c'era più. Per esempio, Ustica nel secondo dopoguerra fu sede ancora per domiciliati, per coatti, eppure veniva utilizzato il bollo della direzione colonia di confino di Ustica. Andiamo velocemente a Favignana. Che venne istituita come colonia confinaria nel 26, ebbe vita breve fino al 30. E personalmente ho rinvenuto soltanto un bollo di censura, che è questo qui, della Regia Direzione Colonia Confinaria di Polizia, con lo stemma sabaudo e Favignana. Lampedusa fu sede di confino politico, abbiamo ampie testimonianze, soprattutto da Giuseppe Scalarini, che era un eccellente umorista, disegnatore umorista, eppure a oggi non mi è nota alcuna corrispondenza proveniente da Lampedusa con bolli di censura. L'unica cosa che mi è venuta per le mani, che mi ricorda i momenti del confino politico, è questo milite della milizia che scrive su questa cartolina: ove trascorrono le immense ore di nostalgia. Forse anche loro non erano molto contenti di stare lì. Infine, Pantelleria, divenne colonia confinaria già nel 26. Ho rinvenuto soltanto un unico bollo di censura, questo, direzione colonia confinati Pantelleria. E l'ultima isola confinaria è Tremiti. Già nel 26 vennero riutilizzati i casermoni borbonici a San Nicola di Tremiti per ospitare 700 confinati politici, mentre nel 40, quando venne chiuso, venne convertita in campi di internamento. Mi sono note tre diversi tipi di bollo di censura. Questo è il primo, Reggia Colonia Confinati di Polizia a Tremiti. Questo è il secondo, il più comune. Gianni Zoller, un confinato eccellente di Trieste, antifascista pure lui fino al midollo. Anche di lui si trova ampia corrispondenza. E quest'ultimo lineare, direzione colonia confinati politici Tremiti verificato per censura. Sulla terraferma, come dicevo, esisteva soltanto una colonia ed era quella di Pisticci. In realtà, i confinati erano prima alloggiati in case in affitto locande, e poi dopo si pensò di bonificare, visto che di bonifica si parlava molto, di bonificare un terreno paludoso lì vicino e di far costruire ai confinati i propri alloggi e nel frattempo di costruire una nuova città. Infatti, nel 1938 venne edificata Marconia. È interessante anche notare che questa, diciamo, modalità di bonificare questi terreni paludosi si convertì anche nell'esigenza di aprire un ufficio postale. Venne aperta una ricevitoria di terza classe, bonifica di Pisticci, bollo non facile da trovare. Una prima corrispondenza che ho trovato di questa colonia è questa: è un professore, un letterato, studente di belle lettere. No, no, professore, scusate, studente di belle lettere, pittore. Questa corrispondenza non venne affatto censurata, però lui stava lì. Un'altra carta di permanenza per i confinati di polizia, tale Oscar Corazzini. Anche qui, come questa carta ha tutte le varie limitazioni. E infine questo bollo grande, direzione colonia confino politico verificato per censura Pisticci, che troviamo anche in quest'altra cartolina, che riporta il bollo che vi dicevo poc'anzi, bonifica di Pisticci, il bollo postale.
Altri luoghi più piccoli sulla terraferma, abbiamo soprattutto Agnone, furono confinate 20 persone in tutto presso abitazioni private. Non ho trovato alcun bollo postale, ma questa cartolina indirizzata a Miro Stopar, confinato politico dei Serbi, arreca ben due segni di censura, scritta in slavo. In questo caso la cartolina andava alla direzione provinciale di censura, che ci metteva un po' a tradurre lo slavo all'italiano e verificare che non ci fosse nulla da censurare. La regione Calabria invece fu una terra, come già vi dicevo, molto gettonata per luoghi di confino. Vennero spediti ben oltre 2.000 confinati, distribuiti in ben 145 diverse località di confino. Nelle prossime slide vedremo queste: Belvedere Marittimo, Cerchiare. Io ho indicato qui secondo le fonti. Su Belvedere Marittimo le fonti sono un po' discordanti, su questi 24 confinati, forse erano di meno. Rispetto alle colonne confinarie, essendo pochi i confinati, quindi essendo poca la corrispondenza, non c'era la necessità di creare un ufficio di censura, e quindi molto spesso la corrispondenza era controllata, ma non recava bolli di censura. Per esempio, qui a Belvedere Marittimo, questo è famoso, Lucio Mario Luzzatto, perché poi fu attivo in politica, soprattutto nel Partito Socialista. Il mittente scrive a Luzzatto e dice: "Spero che, anche se non ho ricevuto risposta, spero che ciò sia dovuto alle inevitabili more della censura." Quindi c'era la censura, pur non rinvenendo nessun bollo, nessun segno. Il Giovanni Zoll, di cui abbiamo parlato poc'anzi, in questo caso lui dopo aver trascorso il tempo a Tremiti, venne trasferito a Cerchiare di Calabria. Addirittura questa cartolina non venne neanche spedita a Cerchiare di Calabria, ma da Cosenza, quindi venne portata alla direzione provinciale di censura. Oppure qui, da Corigliano Calabro a Belvedere Marittimo, il destinatario è sempre Luzzatto, e in questo caso invece il bollo di censura c'è ed è di Corigliano Calabro. Ma attenzione, non è di un ufficio di censura, ma è dell'ufficio di polizia urbana, perché ne faceva le veci, in altre parole. E quindi sono corrispondenze difficili da trovare, per esempio questa da Mormanno del 39. E da parte di Attilio Schettini, cioè si sa che era in quel momento lì come confinato politico, perché si va a rintracciare la sua busta dal fondo, ma altrimenti, vedendo la cartolina così com'è, non lo si direbbe mai, naturalmente. Così come anche questa qua, però, ecco, probabilmente qui questo Filippo Castellano, confinato a Squillace Catanzaro, probabilmente venne confinato da poco, perché, ad esempio, perché la lettera è una raccomandata che viene spedita dalla ditta Fratelli Castellano di Filippo Castellano, cioè lui stesso praticamente, una raccomandata, viene spedita il 14 di dicembre da Napoli, ma il Castellano venne condannato a Napoli il 20 novembre, quindi 25 giorni prima, quindi probabilmente Castellano, presso la famiglia Colace a Squillace, era appena giunto a Squillace, si trovava lì presso la famiglia, e comunque un bollo controllato e qualcos'altro qua ci sta. Io ho finito, spero di non essere andato troppo velocemente, e vi ringrazio. Grazie Marco, veramente, veramente molto interessante. È un tema che tu hai già trattato in alcuni articoli su Vaccari Magazine. Oggi l'hai illustrato in maniera molto, molto esaustiva. Quindi direi di aprire la discussione. Magari poi interrompi la condivisione, così ci rivediamo tutti. Ecco, perfetto, molto bene. Era Michele Caso che voleva intervenire. Prego, Michele. Hai il microfono chiuso, Michele. Eccomi qua, adesso dovreste sentirmi. Sì, perfetto, grazie. Buonasera a tutti di nuovo. Marco, tu hai citato un solfora che però mi sa soltanto che sia un misprint per Solofra, in provincia d'Avellino, dove, lo dico a memoria, dovrebbe esserci un campo femminile Ah, soltanto. ecco.
di donne che erano domiciliate in case private di Solofra. Forse uno dei pochi campi di confinati esclusivamente femminile. Campo, insomma, di luogo di confino Sì. esclusivamente femminile. Tutto qua. Per il resto, Sì, mamma mia. grazie. Bene, ci sono altri interventi? Piero, se volevi, prego. Sì, Marco, sì. Ho visto che in due o tre località si parla di deportati libici o confinati. Ti è mai capitato di trovare qualche corrispondenza? Ce n'hai? Eh? No, co Ce n'hai vista? corrispondenza no, mi è capitato di trovare qualche foto. Qualche foto? Ma corrispondenza no, di No, nessuno, assolutamente. no. È vero che mi sono concentrato negli anni Sì. del confino, quindi 20, però chiaramente cercando mi capita anche di trovare cose al di Immagino, fuori del range temporale che io cerco, però di però corrispondenza di no, roba non collegata con la Libia non che tu no. mi trovi. Se no te l'avrei anche Sì, già detto. infatti. Ok, grazie. Comunque ottimo, è interessantissima. Grazie. Approfondita, bello, bello, bello. Dunque, ci sono molti complimenti in chat. Marco, posso Sì, parlare? prego. Sì, ciao, noi ci conosciamo bene. Marco, allora, senti, volevo dirti, ho visto che sulle buste ci sono parecchie, cioè ci sono le indicazioni, proprietà, Marco, chiaramente immagino che tutti i pezzi siano nelle tue mani, giusto? Immagino Sì, di sì. lo sono e scusate, non l'ho detto prima, ho dovuto per forza mettere questa piccola dicitura per siccome ne uscirà fuori un volume e allora per preservare, diciamo, Sì, visto che poi verrà pubblicato il video su ci YouTube e così via, mancherebbe. quindi E l'editore poi mi ha chiesto di fare così. ti chiedevo, vabbè, tu hai un canale privilegiato, essendo referente del camp qui in Italia, però diciamo che diciamo, le vie attraverso le quali ti reperisci il materiale sono le piattaforme, diciamo fondamentalmente in cui si trova qualsiasi tipo di materiale postale, filatelico, oppure magari a convegni hai dei fornitori, diciamo, che conoscono i tuoi interessi, diciamo. Guarda, convegni penso che mi sia capitato soltanto per un pezzo solo. È Ah. stato proprio, in realtà sì, solo ed esclusivamente online perché molto spesso sono corrispondenze, retri di cartoline, quindi magari vendute come cartoline, che il venditore di cartolina non apprezza o magari passa così. Per non parlare poi di quelle che non riportano alcun segno di censura, lì davvero, o studi l'argomento o se no ti passa davanti a 2 euro e neanche la prendi, è normale. Questo sì, però soprattutto online perché c'hai il tempo di controllare il mittente, il destinatario, vediamo se sta nel fondo, vediamo un po' chi era, chi non era. Tutti questi libri qua dietro sono tutti libri con le sentenze e quindi io prima diciamo, di lanciarmi ho cercato di procurarmi soprattutto le fonti, soprattutto i libri. Quelli verdi che vedete qua sopra sono tutte le sentenze del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, cioè sono, diciamo, strumenti fondamentali per poi fare queste ricerche e scovare la cartolina a 2 euro che magari nessuno aveva visto perché è spedita dal confinato dal Tedali. Yeah. Grazie, grazie Marco. Dunque, Scusa, un'altra roba. Ascolta, allora, prima roba. Quanti anni sono che ti occupi di questo argomento? 2 anni. Quanto? Due. Solo? Si è No. messo insieme tutta sta roba in 2 anni? Come mai ti è venuta sta... E cos'è stato che ti ha spinto ad Sì. approfondire questo argomento? Allora, praticamente, vabbè, io mi sono capitato un paio di pezzi per sfizi di posta e quindi da lì mi è uscito fuori, diciamo, lo sghiribizzo di andare a cercare.
ma man mano che acquistavo i libri, man mano che acquistavo le fonti e così via, mi rendevo conto che nessuno, o quasi nessuno, ha trattato l'argomento della censura postale della corrispondenza. Cioè, tutti questi libri qua non parlano di corrispondenza, se non in alcuni casi. Quindi mi sono reso conto che c'era effettivamente un vero buco in questo argomento, perché l'argomento è viscerato in tutti i modi, in tutte le modalità. Però non per la corrispondenza. Vale, vale. Sono 2 anni, guarda, è quasi incredibile. Lo so, ma io lo so. È incredibile, ma infatti in 2 anni a mettere insieme tutta quella roba... Poi io quando parto, poi parto. Ah, visto, complimenti. Si vede. Signori, mi fai parlare? Prego, dai Cruzzani, vai. Posso parlare? Sì, prego. Sì, buonasera a tutti, sono Roberto Cruciani. Mi conosce Piero Magrebi, naturalmente, che sono stato anche responsabile qui della federazione. Io ho tratto l'argomento dell'internamento da 30 anni. Quando dall'8 settembre del 93 ci fu una mostra qui alla Barriera di Fiastra. Perché mi è venuto questo interesse? Mi è venuto questo interesse perché ne vedo in medico. Allora, prima do una risposta a Piero Macrelli. I libici nella Rocca di Campania sono stati portati, ho avuto il documento da Civitavecchia di Milano un mese fa, sono stati trasportati dal campo, ex campo prigionieri di guerra numero 53 di Sforza Costa il 2 di febbraio del 1944. Ho anche il transport list di questi libici. C'è pure un signore professore di Camerino che ha scritto un libro. Ecco, quindi posso mandarti tutto nei prossimi giorni. Va bene. Ecco. Io sinceramente ero più interessato ai libici del 1911, perché ma vogliamo libici. Erano quelli che mi interessavano. Allora, più. Sai chi devi chiedere, a chi devi chiedere queste notizie? No, se ce l'ha Trentini, quello Bruno Trentini, dici? Quel signore lì fa il cambio di intendimento dopo la prima guerra mondiale in Italia. Franco Trentini, Bruno Trentini. Ecco, grazie. Penso che perché lui c'ha pure un documento che riguarda pure un bisaglio di quel periodo lì. Mm-hmm. Andando avanti, posso dire che io ho conosciuto personalmente, è stato anche a casa mia, un internato che prima stava alle Isole Tremiti, poi successivamente è stato ad Urbisaia. Se questo era uno che dava fastidio al regime fascista a Bologna, fu internato alle Isole Tremiti, prima fu internato a Gioia del Colle, poi alle Isole Tremiti e poi Urbisaia, e poi liberato. Dalla corrispondenza, che io ne ho un centinaio di pezzi, si possono trovare sia lettere che da confinati politici arrivano, ex confinati politici arrivano nelle nostre campi di internamento o viceversa. Bene. Come ha detto Marco Chipinti, questo interesse ci vuole molto, ma molto tempo per capire se dietro una cartolina, se una cartolina postale, anche cartolina illustrata, ci possono essere polli interessanti. Bisogna sapere i nomi. Naturalmente noi abbiamo questa fortuna che oltre all'Archivio di Stato di Roma, che c'è l'accesso adesso, dopo i 70 anni, è possibile accedere agli archivi di Stato locali. Io che mi interesso delle Marche, della provincia di Macerata, ogni tanto che trovo qualche documento, basta che accedo all'archivio di Stato e trovo vita, morte e miracoli di quello che gli è capitato, dalle riservate alle riservatissime. Naturalmente quando si accede a questi archivi noi
tra virgolette, o studiosi e nello stesso tempo collezionisti, dobbiamo essere talmente intelligenti che quello che vediamo ce lo teniamo certe cose per noi. Penso che questo, perché le ci sono cose, diciamo, fatti che possono essere belli, ma fatti che sono brutti, perché sia il confine politico, sia l'internamento sono state, sì, rispetto allo sterminio, cose blande, ma ci sono state anche situazioni molto imbarazzanti. Io volevo solo alla fine dire pure questo. Il primo libro che è stato scritto su questo settore qui è l'altro Italia, pubblicato nel 1993, che sono carceri e colonie di confine. E naturalmente io ho avuto l'occasione, quando tra virgolette non ne capivo niente, di in quella mostra del settembre del 1993 di appendere nella mostra tutta la collezione Pirola, che è stata una delle più grosse collezioni che sono state messe su in campo, circa 300 documenti. Quello che so io è questa collezione ha fatto questa fine. Questo signore, penso, quando è morto l'ha venduto a un commerciante l'ha venduto a Marchese di Trapani, che poi piano piano l'ha smembrata questa collezione. Altro non so. Ogni tanto escono fuori con un po' di fortuna, è uscito fuori a Verona, è uscito fuori quel pezzo della censura che ha fatto vedere anche Occhi Pinti, molto interessanti. Ogni tanto, se uno è fortunato, nei grossi convegni ogni tanto vengono persone, non solo commercianti, non solo italiani e stranieri, che hanno a disposizione questa corrispondenza delle colonie di confine o di campi di internamento. Io posso anche, l'ultima cosa che aggiungo, perché mi sono messo pure in contatto recentemente con la Croce Rossa di Ginevra, ci sono migliaia di lettere indirizzate alla Croce Rossa di Ginevra. Questo materiale forse è stato smembrato, buttato via, alienato o regalato 40 anni fa. Chi ha fortuna trova qualche pezzo che gli interessa. Ringrazio a tutti e buonasera a tutti. Sì, grazie Roberto Cruciani. Era Salvatore Picconi che voleva intervenire. Prego. Passa. Ciao Marco, innanzitutto complimenti. Ciao. Grazie. Era una curiosità mia, lo so che sono di parte, ma nei confinati di Sardegna non hai trovato proprio nulla. Perché visto che hai citato parecchi comuni, non sono riuscito a leggerli tutti. Ne ho letto soltanto a tre, Asinara, Busacchi e Chiaramonti, ma non ho fatto in tempo a leggere il resto se ce n'erano. Guarda, sono una quarantina i comuni della Sardegna dove vennero inviati i confinati politici, a volte anche uno solo, un confinato. E diciamo che se è difficile trovare la corrispondenza dei confinati con i bolli di censura delle località sarde, non dico impossibile, però prima o poi uscirà fuori qualcosa. Ad oggi, ti assicuro, mi sono spulciato tutte le vendite online, sia del Camp, di eBay, di qualsiasi... niente, zero di zero al momento, poi magari esce fuori domani, chi lo sa. Sì, infatti, no, anche perché comunque l'Asinara non l'è messa fra l'isola, comunque si sa bene che è un'isola. Certo, no. Quello che ho ospitato non è stato soltanto carcere nel periodo appunto della Seconda Guerra Mondiale, ma è arrivato fino a pochi anni fa, meno male che adesso l'hanno convertita in un parco, che sinceramente come destinazione sta meglio. Ci sono stato un paio di volte, è proprio bella, e lasciamo perdere. Ecco, a proposito di carceri, per esempio, mi viene appunto l'aggancio con l'intervento precedente, perché sono esistite anche collezioni esposte anche a concorso e non, cito ad esempio quella di Egidio Errani, cito ad esempio Gabbini, che hanno trattato l'argomento, ma l'hanno trattato nell'ambito di una collezione più generale sul confinamento, carceri, internamento, quindi diciamo più argomenti insieme,
e in mezzo ci stava anche il confine politico, trattato naturalmente in maniera limitata, quindi con una decina di pezzi, non di più. Però ripeto, ecco, quello che ho notato finora con tutte le fonti consultate eccetera è che non c'è stato un lavoro proprio organico di catalogazione dei bolli di censura, di tirar fuori tutte le corrispondenze possibili eccetera eccetera. Quindi lì ho cercato di dare il mio contributo e spero di darlo anche in futuro, insomma. Bene, ci sono altri interventi? Vorrei intervenire. Ti prego, Enrico, vai. No, Marco, grazie della disamina, veramente eccellente. Non la volevo perdere, perché quei libri che tu hai alle spalle, se non vado errato, quelli con la costola bianca e l'etichetta verde, credo che sia Italia al confino di La Pietra. Esatto. Codesti, esatto. Perfetto. Ora da qui in avanti so che devo smettere questa collezione, perché tu ci sei te e vedo che due anni tu hai raccattato l'irraccattabile, no? Non so come esprimere l'invidia di aver visto una lettera di Amendola, per cui vabbè, credo che sia un pezzo storico, ecco, insomma, sì. Credo valga bene una pubblicazione, penso che sarò uno dei primi a comprare la pubblicazione e poi me la farò anche autografare, insomma. Perché, no, credo che sia un argomento, mi stavi anche precisando te, molto particolare, no? Perché anche quello che abbiamo visto fino ad adesso sono sempre state raccolte di internati in generale, che poi la tematica si sovrappone agli internati civili di guerra e quindi è anche difficile poi, no? Svolgerla. Soprattutto se uno appunto la fa solo sui confinati politici. Ora te non so se tu hai frequentato appunto l'archivio di Stato di Roma, no? Vedo che tu hai parecchia dimestichezza con i fascicoli personali. Tu sai che il fondo è di 40.000 fascicoli, no? Ecco, per cui già il fatto di averli presentati per 15.000, io penso che tu abbia già fatto la selezione dei 15.000 dal 26 in poi e solo i politici. Quindi esatto. Complimenti, perché è un lavorone, ecco. Io ho lavorato su quelli pistoiesi, chiaramente è già tanto averne, insomma, messi da parte la memoria. Però è un argomento che effettivamente fino adesso non era stato approfondito, quindi tanto di appello. Io ho tre Greatti, Tre Umberto Greatti. Ecco, vedi? Sì, perché poi evidentemente ci sono stati archivi che sono stati diffusi, giustamente, quindi si trovano. Greatti si trova, sì, è vero. Per quanto riguarda i libici, Piero, io penso che tu cercherai in vano, perché essendo stati strapiantati dalla Libia e portati via, certamente non potevano scrivere a casa e non gli facevano scrivere. Non si sa mai. Potrebbe avere qualche quinta colonna in Libia, insomma. Non si può mai sapere. Però sì. Immagino che sarà una roba quasi impossibile. Non si trova neanche quelli del 40 che citava prima l'amico, insomma. Certo. Bene, grazie Marco, e di nuovo. Grazie a te, davvero. Grazie Enrico. Chi vuole ancora intervenire? Qui tanto dicevamo che hai avuto un sacco di complimenti anche in chat, a parte chi ti ha già espressi anche negli interventi, cioè Ferdinando, complimenti per interessante presentazione, Achille, complimenti e grazie, Nicola Olive, grazie per l'ottima esposizione, Flavio Riccitelli, complimenti Marco, relazione molto interessante, poi anche Flavio chiedeva da quanti anni studi l'argomento, che domanda che hai già risposto, che te l'aveva formulata anche Piero. Poi Ferdinando voglio segnalare a Marco il libro Le ali della memoria, confinati a Cortale durante il regime fascista, a cura di Pietro Mascaro. Poi anche Julian Palmero dice magnifica presentazione, felicidad. Grazie infinite a tutti davvero. Bene,
sono altri interventi, se non ci sono altri interventi, vi ringrazio per la partecipazione di questa sera. Ricordo che il prossimo appuntamento con il ciclo di conferenze organizzato dall'ICPM è fissato, come di consueto, fra due settimane, fra due martedì, martedì 14 marzo, sempre alle ore 21:15, ci sarà la conferenza di Bruno Crevato Selvaggi sul tema Libia da Balbo a Balbo.